Signori, noi di Calzonissima abbiamo deciso di alzare di 3 toni la trasmissione. Il secondo Tony è questo, Tony Astarita. Tony, volimmo cantare questo mondo, sì o no? Cantammo, che cantammo? Non mi aspettare questa sera. D'accordo. Grazie. E tu correvi a piedi nudi in riva al mare, verso di me gridando a vento il nome mio. Se chiudo gli occhi ti rivedo, e come allora tendo una mano, ma non ci sei più. Non mi aspettare questa sera, il tempo dell'amore finisce qui. Ricordo queste tue parole, rivedo gli occhi tuoi lontani già, e penso a un treno lungo e nero che ti ha portato via senza di me. La tua vacanza è ormai finita, ma un po' della mia vita io lascio in mano a te. Una conchiglia e la tua immagine da nulla ritorna ancora. Sento i tuoi passi ed ecco che ti vengo incontro. Tendo una mano, ma non ci sei più. Aspettare questa sera, il tempo dell'amore finisce qui. Ricordo queste tue parole, rivedo gli occhi tuoi lontani già, e penso a un treno lungo e nero che ti ha portato via senza di me. La tua vacanza è ormai finita, ma un po' della mia vita io lascio in mano a te. Votate per Tony Astarita. Tony Astarita, la votazione. 38 punti a Tony Astarita. Ciao, ciao, ciao. E andiamo avanti con la nostra trasmissione. Scusi tanto, non vorrei pestarle i piedi, mi scusi. Permesso, ma com'è difficile. Qui si cade, permesso? Voglio andarmene. Come te ne vai? Vado. Ma come, Giussi, te ne vai? Vado perché ho tanta fretta. Ma come, dove vai? Come, dove vado? Sì. Vado. Ma come te ne vai? Scusa. Te ne vai così, Giussi la sparirà, te ne vai tutta così. Ma dove me ne vado? Dove me ne posso andare?
a fare le prove in teatro di Ciao Rudy con Alberto Lionelli. Ma vabbè, d'accordo, ma non te ne puoi andare così, tutta così. Ma come tutta così? Direi tutte così. Perché Giusi, Raspani e Dandolo se ne vanno tutte e tre perché non resistono. Ma perché, scusa, perché? Per quale motivo? Perché questa canzonissima non è per noi persone coscienti, mature e morigerate. Non so se hai notato, è tutta collata. Ma no, devi renderti conto che canzonissima è una trasmissione per i giovani. Che c'è? Come hai detto, scusa? Canzonissima è una trasmissione per i giovani. Ma scusami... Che cosa ti ha fatto male? No, che cosa ti ha fatto male? Niente, vero, mi ha fatto male la parola giovane. Mi fa male la parola giovane. Io non ne posso più, io sono allergica alla parola giovane. Io non ne posso più perché in tutto il mondo si parla soltanto dei giovani. Guarda, ti dico, non pensi che qui al tuo posto starebbe meglio Filogamo, eh? Amici cari, vicini e lontani, eccetera, eccetera, con quel suo charme, ah, quella sua finezza. Giuse, scusa, il tempo passa. Tu sai che oggi un presentatore deve avere molte doti per poter avere successo, per essere alla ribalta. Non so, la memoria, no? La memoria? E la prontezza dei riflessi. Bravo. Lo sciringuagno. Brava, la memoria. Cominciamo con la memoria. Proprio questi punti, io voglio battere sulla memoria. Guardiamo se siamo più bravi noi ex giovani. Oppure voi non ancora vecchi. Dunque, la memoria. Fammi il bove. Ti ricordi del bove? Fammi il bove. Come? Il bove. Io faccio il bove? Sì. Ma che sono imitatore io? Che c'entra? Il bove di Carducci. Ah, vabbè, il bove di Carducci. Vabbè, me lo ricordo. Dove dava mio bove, il mio sentimento di rigore di pace, accormi in fondo. Altro dalla coda. Come dalla coda? Dalla coda del bove. Ma come dalla coda? Che significa? Dal fondo, volevo dire, del bove. Adesso ti spiego perché mi guardi con una certa aria, come capisco. Se non capissi. Guarda, infondi, mi, coral, eccetera, eccetera. Ah, vabbè, aspetta, dunque, infondi, mi, coral, e non ridere, dai, se ridi mi innervosisci, scusami. Ma perché ti innervosisco? Dicono che io abbia una bella risata, senti, anche tecnicamente, eh? Guarda come ride quel signore. Ma così ci non riesco a farlo, via. Qua la mano. Vabbè, qua la mano, grazie di essere venuta, arrivederci. Ma no, la mano per i riflessi, su, le mani così. Non sono cose da presentatori queste, ma che mi fai fare? E due, non sono cose da presentatori, allora guarda, eh. Eccomi qua. Che c'è? È proprio per i presentatori, guarda, eh. Impara, prima il fiato, eh. Sì. Fai finta di fare questo annuncio. Per il 30° trattenimento dei canti tradizionali trentini entreranno nella terza terna trenè trentiniane tra trentiniane trenè il trio di Tradate. Dove si svolge sto festival? Ma scusa. Come dove si svolge? Supponi, leggi. Ah, beh, leggo io, avanti, forza. Su. Per il 30° trattenimento dei canti tradizionali trentini. Aspetta un momento, aspetta. Oh, non ce la faccio più, basta, mi hai nervosito, non ce la faccio. Mai. E allora? Sì. Senti, guarda, io vorrei chiederti una cosa. Dimmi. Non so, avete una gavotta? Non abbiamo gavotte. Neanche minuetti? Non abbiamo minuetti. Neanche mazurche? Non abbiamo mazurche. Beh, allora io contesto, eh? Ritorno nervosa come prima e contesto canzonissima in nome di tutte le donne italiane. No, le nonne italiane. E tu subito al pianoforte, accompagnami come accompagneresti una nonna canterina. Via! Vai. Mazurka, oggi ti si microsolca la roba più turca. Non si pensa più alla nonna con la giove ed il galoppo. Tutto il mondo si incolonna. Ma che fai? Canto. Io, come nonna, pretendo lo stop. Ma non è giusto preoccuparsi delle nonne. Oggi fino a 70 anni vanno ancora in giro con le minigonne. Non fanno testo,
fotografa all'Alba al Sanssouci. Ciò nonostante, io protesto e dico urca, e pretendo per castigo che anche Sergente Rigo canti una mazurca. Grazie di essere venuta.